due grandissimi campioni che hanno saputo condividere nel momento, forse lo scopriremo, più e Gianmarco Tafferini. Abbiamo deciso, insomma, che sapete condividere ogni aspetto della vita. Possiamo far entrare la seconda. Un applauso alla seconda serie. Abbiamo un paio di secondi in più per attendere la fine della risposta. E comincio contando cosa è successo in quell'agosto del 2021. Insieme. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie del caloroso applauso del benvenuto. Grazie a te. Anni. E io avevo iniziato da un anno a fare atletica, quindi già vedevo lui come l'uomo del salto in alto, l'icona mondiale, il futuro del salto in alto. E mi ricordo che poi, uno o due giorni prima, quando lo vidi e gli saltai addosso, dice: no, Montazzo, grande, tu sei un supereroe, come fai a saltare così alto? Strano, perché tu sei sempre così. Thank you for having me here. I'm really happy to be back in Italy, you know, Jimbo, my friends and everyone that really been welcoming me and my family. It's always nice to come back. In 2010, I remember in the World Junior Championship in Canada, in Moncton, it was me and my friend walking from the room to the... Do you know this again? No? He seemed like he knew me very well. Like, yeah. No, but he had very, very big personality. So he was welcoming, and I was like, hey, how many years now? 13 years later, and he's had very big personality. You know. Spesso hai detto che quello che è successo a Tokyo difficilmente si sarebbe realizzato se in pedana. And value, it's like what happened before that. We are both. Professional athletes, so to come back to jumping again. So imagine one moment you are jumping on the best and almost you feel like all your dreams are coming to a crash. And I know I don't deserve silver, and I know he worked so hard and he was in the same place like me, so he don't deserve silver. He is your family, your team, and the same for me, everybody that really believed in us and they leave their family to put their time to make this dream happen again. Molto complicati e ho fatto fatica a reagire, sicuramente ci sono riuscito anche a quell'infortunio. Ho veramente, quando ho deciso di rimettermi in gioco, ho veramente messo tutto me stesso per provare a tornare, ma con tutto me stesso intendo che qualsiasi scelta della mia giornata, del errore, terzo tentativo, ultimo tentativo di gara, in realtà era la prima misura, quindi mi ricordo che sono uscito dallo stadio, c'era anche Andrea quel giorno, tant'è che da bassa con le lacrime agli occhi, ho girato la città a Parigi da solo, tornai in camera in hotel, mi chiusi in hotel, non risposi a nessuno al cellulare, mio padre che mi cercava di chiamare mi diceva domani dobbiamo partire a quest'ora, abbiamo l'aereo, io non rispondevo a nessuno, sì ancora penso. Mi busta e mi fa, ehi Jimbo, faccio, non rispondo, fa Jimbo please let me, fammi entrare, faccio per favore mutato, lasciami da solo, fa per favore fammi entrare, voglio parlarti. Non so perché, forse perché sapevo che mi avrebbe aiutato, forse perché sapevo che era l'unico che poteva darmi un qualcosa, anche sulla situazione. Quindi lo fece entrare, ci sedemmo nel letto, mi ricordo esattamente, e penso che non l'ho ancora mai detto a nessuno, mi ricordo esattamente quello che mi disse quel giorno. Mi guardò negli occhi e mi disse, ce la puoi fare, puoi tornare a volare, semplicemente devi capire che non lo devi fare per gli altri, devi farlo per te. Mi sentivo in dovere di ridare indietro qualcosa all'Italia e quindi volevo gare successiva e saltare il 2.28, quindi è grazie a lui in qualche modo se io sono tornato, ma per... Hey man! I don't know... You didn't know that day! I don't know how that happened! I hope he said something good, I don't know! Hanno deciso a loro volta di dividersi
la medaglia. Ecco, allora, io penso che farcene una colpa noi di un regolamento che non abbiamo scritto è un po' complicato. Obiettivamente dico la verità, se qualcuno mi avesse chiesto prima di Tokyo, se ci ho neanche pensato un istante di secondo, ma perché, non solo perché era lui, perché sicuramente se fosse stato qualcun altro non sarebbe andata così, ma perché sapevo tutto quello che aveva passato, perché il bruttissimo infortunio che avevamo in comune ci ha legato in una maniera unica, perché poi quel giorno a Tokyo eravamo difficili da superare. Tra l'altro, interrompo, lui era un anno dai mondiali che avrebbe ospitato Doha, quindi casa sua. E poi ha vinto. E poi tra parentesi. Un pareggio. You beat me 22? Yes. 22 times and I beat you. But how many, that means we jump with each other quite a lot. Yeah, we do. Good. Not bad. Allora, questo... Devi leggerlo, perché adesso tocca... A Bibi vuol dire a me, l'unica cosa che so. Però non sai cosa hai detto, ok. Marcel is way stronger than me. No.